Buon venerdì 28 giugno. Evidentemente l'estate è luogo di svelamento. È luogo anche nel quale forse ci si lascia un pochino andare. E facendo questo si evidenziano i tratti che esprimono con pienezza il nostro modo di pensare e di agire. Mi riferisco all'impegno sociale e civile, alla dimensione politica, ma anche a tutto ciò che sta sotteso a tutto questo e che rappresenta la postura esistenziale degli esseri umani, di noi esseri umani assolutamente imperfetti, sempre tesi al possesso, a una narrazione che fa del passato il punto di riferimento fondamentale per dettare legge alle generazioni che verranno dopo di noi. Nella fattispecie delle narrazioni che derivano dall'esperienza del passato, ieri è stato riferito da una persona che stimo che nel corso di un incontro, una riunione, di un movimento, uno dei veterani di questo nuovo nascente movimento che sta raccogliendo firme, non conosco neppure lo scopo della raccolta firme, per un presunto tentativo di riconoscimento pubblico, da quando in qua si raccolgono firme nella forma di una petizione per essere riconosciuti, una domanda che temo non avrà mai una risposta, e neppure sviluppo di domanda. Ebbene, mi è stato riferito che per le giovani generazioni c'è un problema. Quando pongono questioni radicali, fondamentali, anche di lotta politica e culturale, da parte dei vecchi, sono immediatamente zittiti a partire dalla loro esperienza. Non dico le parole precise che sono state dette perché non ero presente alla riunione, dunque è un riferito, ma ho tutte le buone ragioni per ritenere che sia vero. Non puoi capire perché non hai fatto il 68. Pensate un po'. La generazione del 68 alla quale in parte appartengo anch'io. I reduci, i partigiani di una apparente rivolta, che però con il senno di poi, con il senso critico, anche riferendosi a questi comportamenti, supponenti e immagino inclini a essere considerati di cultura di sinistra, magari anche ecologista. Bene, questi comportamenti, questi atteggiamenti che sono sorti dalla retorica del 68 oggi manifestano in pienezza che evidentemente anche quella stagione conteneva in sé degli elementi profondamente contraddittori, esattamente come la fantasia e il potere immaginata nel 68 francese. Ci siamo ritrovati. Le finanze creative, l'economia di finanza, il liberismo. Certo, non era intenzione né dei pensatori di quel tempo né dei protagonisti che tutto questo accadesse, ma io credo che oggi i veterani, noi vecchi, dovremmo interrogarci invece che dare lezioncine idiote, che alludono a un nuovo movimento apparentemente pauperista, esattamente come l'antipolitica. Guardate, l'antipolitica è nata per raccogliere consenso di fronte al disastro della politica, ma in realtà era una politica. Il neopauperismo volontaristico non si sottrae al trattenere i propri privilegi, costruiti legittimamente attraverso le carriere, le pensioni sicure,
con una precisa intenzione di non mettere in discussione ciò che si è acquisito. È una forma di trattenimento, non di liberazione. Dunque, un nuovo movimento, forse all'insegna del 68, zittendo le giovani generazioni, le quali non hanno diritto di esprimere il proprio dissenso, un dissenso che non è rivolto alle persone in sé, ma ai comportamenti, alle dinamiche, alle regole che ci si dà per semplicemente difendere ciò che si è acquisito. Questo mortifica proprio la cultura ecologista e di sinistra, la quale attraverso questi meccanismi non è più credibile e dà testimonianza il fatto che vi è una crescente parte della popolazione che è totalmente disorientata. Non ha nessuna intenzione di andare a votare e questo diventa il terreno fertile dell'antipolitica che si è fatta politica, dei demagoghi, dei populisti e dei sovranisti, di ogni specie che ovviamente dominano la scena di quella che possiamo comunque definire la cultura autoritaria liberista. Niente lacci e lacciuoli per coloro i quali sono ricchi. Oppressione per ovviamente le persone che non sono degne di essere rispettate semplicemente perché non sono sufficientemente ricche. Questo è il modo attraverso il quale si inanella un insieme di culture oppressive, dove si forgiano anche attraverso i media falsità inenarrabili. È interessante come titoli, cioè i nomi dei giornali, Libero, La Verità. Pensate un po', cosa hanno di libero questi? Me lo chiedo. E se glielo chiedete, non troverete risposta. Quale verità ci sia in questi menzionieri seriali, nel senso che ogni giorno ne inventano una, titolando in maniera piuttosto eclatante, attraente, per poter trovare poi riscontro nei media. Negazionismo climatico, negazionismo di ogni tipo, falsità, questo troviamo. E mi ha molto sorpreso, devo dire, in questi giorni trovare nei giornali online, a causa delle mie difficoltà di vista, non posso leggere il cartaceo. Quindi mi devo limitare a un online che mi permetta di allargare le dimensioni dei caratteri. Trovo un signore, scritto il signor Gianbruno. Chi è questo Gianbruno che campeggia nei media per le sue affermazioni che ho trovato piuttosto banali, assolutamente insignificanti? Per certi aspetti anche un po' maleducate. Se la prende con un ministro tedesco, il quale ha detto la sua sulla questione del caldo in questo paese, che oggi soffre anche di una diffusione di incendi che riflettono sostanzialmente il malgoverno, che è presente da troppi decenni in questo paese, dalla persistenza di organizzazioni criminali, di mafie, le quali oggi non trovano un contrasto culturale profondo e radicale. Sì, perché la criminalità e le mafie vengono prima di tutto battute dalla cultura, dall'istruzione, dal buon governo, poi anche attraverso i meccanismi della legge, anche attraverso le forze dell'ordine, che fanno quello che possono, ma poi se la politica non investe in cultura e l'unica cosa che sa fare è costruire grandi opere in terre desertificate relativamente ai servizi primari e all'istruzione, pensate al ponte sullo stretto, per quale ragione dovrebbe rappresentare una priorità.
Prima mettete mano alla rete ferroviaria siciliana, ponete mano alla rete stradale siciliana, investite per far sì che i siciliani possano avere un governo degno di questo nome, ma non solo un governo politico, un governo di popolo, reso libero, liberato dalla paura, dal ricatto della criminalità, però questo implica dover investire in cultura. Poi, per carità, si possono fare anche i ponti, ma non si fanno ponti tra deserti o tra luoghi nei quali persistono le cosche criminali, come ha affermato Don Ciotti, che è stato dileggiato e offeso dal grande intellettuale saggio Matteo Salvini, il quale gli ha dato dell'ignorante. Pensate un po', da quale trono di sapienza viene formulata l'accusa di ignorante a Don Luigi Ciotti, accusato anche di avere una tonaca e invitato ad andare all'estero. Matteo Salvini, pensate un po', vicepresidente del Consiglio, se non sbaglio, primo ministro, no, scusate, no, sognava di essere primo ministro ovviamente, ma si è giocato un po' il tutto con il Mojito in spiaggia. Ministro delle infrastrutture, che spadroneggia nel Parlamento da decenni, un alfiere della professionalità politica all'insegna del degrado. Questo è Matteo Salvini, che non si arrende neppure di fronte al calo consistente del consenso nei confronti del partito da lui dominato. Da dell'ignorante a Don Luigi Ciotti, per aver affermato ciò che è sostanzialmente vero. Prima di costruire un ponte tra costa e costa, si eradichino le cosche tra queste terre, altrimenti rischiamo di creare un ponte tra cosche e cosche, e la priorità è l'eradicazione delle mafie da queste terre. E ieri ho appreso la notizia che anche relativamente al PNRR si sono tolti 300 milioni che erano destinati alle azioni necessarie per il sequestro e la destinazione d'uso del bene e dei beni dei mafiosi verso azioni ben più onorevoli. E questa azione disonorevole, fatta da questo governo, da quello che ho sentito, cercherò di approfondire il tema perché lo trovo molto interessante, avviene nei giorni nei quali questo governo invita a rispettare la Costituzione. Si serve il Parlamento con onore e disciplina attraverso le cravatte e attraverso un codice etico che permette l'espulsione di Saviano dalla TV pubblica, applicando il codice etico. Lo fanno delle persone le quali, in quanto a etica, sono molto discutibili. Ma ritorno a questo signor Gianmarco, il quale, oltre che aver affermato che il ministro tedesco, se non gli si va bene il caldo di questo paese, se ne vada al suo paese, vai nella foresta nera, più o meno ha detto queste cose qua. Per quale ragione questo personaggio, mi sono chiesto, ero molto ignorante in materia. Ah, bene, è il compagno della nostra Presidente del Consiglio. Ennesima dimostrazione di come siamo tornati ai potentati familiari e dintorni. Il cognato che fa il ministro, sovranista alimentare, anche quello ha
inanellato una serie di affermazioni piuttosto discutibili. Il compagno che fa il giornalista in Rete 4 e che si permette anche di dire che il cambiamento climatico non è una notizia, perché parlarne? Il negazionismo, subdolo, quello del ministro dell'Ambiente, che pare che anche questo abbia affermato che il cambiamento climatico non è determinato dalle attività antropiche. Questi sono i personaggi che oggi sono presenti e se guardiamo poi all'impegno civile troviamo questi movimenti di veterani quali chiudono la bocca ai giovani. Ebbene, questa estate sta svelando una condizione politico-culturale, esistenziale, antropologica piuttosto sconcertante, rispetto alla quale vi è una necessità urgente di impegnarsi in prima persona per rendere possibile il riemergere concreto e sostanziale di una transizione ecologica che guarda soprattutto alla necessità di una trasformazione dei nostri stili di vita, finalizzandoli alla costruzione della vita comunitaria. Oggi più che mai dobbiamo forse sacrificare qualche giorno di ferie, dedicarlo a costruire un piano culturale finalizzato alla liberazione di questo paese dalla stupidità. Certo, la stupidità appartiene a ciascuno di noi, anzi, una dose di stupidità riconosciuta in noi stessi ci garantirebbe nel diventare un po' meno supponenti e un po' più inclini ad accettare di non essere un granché e a un agire serenamente impotente. Ma la stupidità, che si costituisce come autorevolezza per il fatto di abitare le istituzioni, questa stupidità, oppure di essere i rappresentanti del volontariato o dell'automutuo aiuto, quella stupidità è assolutamente inaccettabile perché si coniuga con la supponenza autoritaria. E se questo, ed è inevitabile che accada, finisce per essere un elemento che inquina il mondo dei club, il mondo dei club colga l'occasione di questa ricaduta collettiva per cambiare radicalmente rotta. Mi riferisco all'esperienza concreta comunitaria, esistenziale, delle persone nei club, tra soggettività che cerca in tutti i modi di liberarsi dall'autoreferenzialità e dall'egocentrismo e relazionalità, come è stato ricordato nella scuola di ieri, che cerca di sottrarsi a quel collettivismo conformante che nulla ha a che vedere con la collettività comunitaria rispettosa della diversità. Dobbiamo riprendere con forza le ragioni dei diritti civili e armonizzarli come priorità insieme assolute. Armonizzarli, questi diritti civili, con la questione della giustizia sociale e con l'investimento nella cultura. Non semplicemente con la legalità, sì, anche con la legalità, ma una legalità nutrita di giustizia. Una giustizia liberante, una giustizia che ci invita a condividere, non a chiuderci noi stessi o formulare stupidaggini come quelle che ci ritroviamo sui media dette da personaggi. Non conosco questo Gianbruno, so chi sia. Sì, ho saputo che è il compagno della prima ministra, ma questo non aggiunge nulla relativamente alla conoscenza che è un giornalista di Rete 4. Ma se si vuole dare evidenza alle sue affermazioni, lo si faccia quando dice delle cose particolarmente interessanti, non le ha dette. Se chiunque dice delle cose un po' sciocche, un po' banali, e venissero riportati nei media, ci sarebbe più spazio neanche nella rete informatica. Ma se passi il principio che tutto deriva dal tuo grado di parentela, come
con i potentati di turno facciamo un danno colossale alla cultura. Queste sono le riflessioni di questa mattina. E io spero, auspico, e ne sono convinto che sarà possibile, che un altro mondo oggi è possibile. E l'ho colto dall'intervista a Zacchi, a quanto ha detto Luigi Ciotti ieri sera. Ci sono dei semi fecondi che arricchiscono la nostra convinzione che non solo un altro mondo è possibile, ma che si può anche lottare con gioia, con serenità. Non ce la prendiamo con le persone, ma con le loro stupidaggini e il loro agire sì. Dobbiamo avere rispetto per il sacro che c'è in ciascuno, ma se le persone rappresentano ciò che fanno, ma anche la persona non merita tanto rispetto, eh? Non per ciò che è in sé, cioè con la condizione di poter attingere al sacro. Non abbiamo il diritto di giudicare il prossimo, ma le loro azioni sì. Non ciò che è sacro nella persona, ma le azioni della persona, le stupidaggini e i meccanismi di potere che si costruiscono intorno a queste condizioni, che sono piuttosto sconcertanti e che sicuramente allontanano le giovani generazioni da un protagonismo che è necessario per garantire una continuità in armonia con l'evoluzione della vita su questo pianeta. Questo richiede amore, giustizia, uguaglianza, rispetto della diversità. E questo implica necessariamente un investimento culturale, rispetto al quale anche nel mese di agosto, forse, anziché andare in vacanza, possiamo anche andare in vacanza, mentre siamo in vacanza, noi dobbiamo fare una grande opera di investimento. È faticoso, ma qualche ora nel corso di una settimana la possiamo trovare. Pertanto, anche a partire dalle prossime settimane, intensifichiamo l'impegno dell'educazione ecologica continua attraverso la partecipazione al laboratorio, alla scuola, ai seminari e dovremmo forse inventarci anche qualcos'altro. Buona giornata a tutte e a tutti.